In questa storia russa abbiamo come protagonisti uno zar con i suoi tre figli e le loro mogli, due delle quali sono donne, mentre la moglie dell'ultimo genito è una rana. Scoprirete che si tratta però di una rana molto particolare. Seguitemi nel Bosco Incantato perché oggi vi racconto la storia dal titolo La principessa rana. Nell'angolo più remoto della Russia, quasi ai confini del mondo, viveva un tempo uno zar che aveva tre figli. Erano belli e coraggiosi e nessuno sapeva maneggiare l'arco meglio di loro. Un giorno il vecchio zar, sentendo che si avvicinava per lui l'ora della morte, chiamò intorno a sé i figli. Era il tramonto, il sole era basso all'orizzonte, nella sala del trono risuonavano i passi cupi e cadenzati dello zar. A un tratto non si udì più nulla. Lo zar stava immobile presso la finestra. Il suo sguardo si sperdeva sulle distese sconfinate, correva sulle cupole e sui bastioni della città e vagava oltre, sulla steppa arida e deserta. Improvvisamente un allegro coro di voci interruppe il corso dei suoi pensieri. Ci avete fatto chiamare, padre? Lo zar ebbe un sussulto, si drizzò in tutta la maestà della sua persona e disse con voce ferma e severa: figli miei, è ora che pensiate a prender moglie. In questo sperduto regno non risiedono da tempo principesse degne di voi. Prendete dunque l'arco e lanciate una freccia il più lontano possibile. La fanciulla che vi riporterà la freccia sarà la vostra sposa. I figli chinarono il capo in silenzio. Soltanto il maggiore azzardò una domanda. E se nessuna fanciulla riporterà la nostra freccia? Vorrà dire che non dovrete sposarvi, affermò brevemente lo zar e si allontanò a grandi passi. I figli si inchinarono e fecero quanto il padre aveva detto. Non era trascorso neppure un giorno che si presentò a palazzo una fanciulla meravigliosa, con un abito in tessuto di perle e di brillanti che splendevano al pallido riflesso del sole del nord. Sono la figlia del principe Fiodor. Ho trovato questa freccia nel mio giardino e ve l'ho riportata. Lo zar guardò benevolmente la fanciulla e la freccia che ella recava con sé apparteneva al figlio maggiore. Bene, sarai la sposa del mio primogenito. Pochi giorni dopo giunse a palazzo un'altra fanciulla, ancora più bella della prima. Il suo volto era pallido come la luna e i suoi occhi brillavano come stelle. Grandissimo zar, sono la figlia del generale Anton. Vi porto questa freccia. Questa freccia appartiene al mio secondo figlio. Tu sarai la sua sposa. Passarono 3 giorni e si presentò a palazzo una rana verde, come uno smeraldo che pareva appena appena uscita da uno stagno. Portava in bocca la freccia lanciata da Ivan, il figlio più giovane. Chi sei? Domandò lo zar, chinandosi verso il piccolo animale. Cra, sono la principessa rana, cra, padrona dello stagno, cra. Benissimo, sarai la sposa del mio figliolo minore. A quelle parole i fratelli si guardarono sgomenti. Il minore impallidì e trovò la forza di osservare. Padre mio, volete davvero che io sposi una rana? E grosse lacrime gli offuscarono gli occhi e gli scesero lungo le gote. Lo zar corrugò la fronte. Ho detto che avresti sposato colei che avesse riportato la freccia, perciò tu devi sposare la principessa Rana. Non ho altro da aggiungere. Il figlio si chinò e si allontanò in silenzio dalla sala del trono. Alcuni giorni dopo si celebrarono le nozze dei tre giovani. I due maggiori erano raggianti di felicità e intorno a loro erano radunati parenti e amici che li festeggiavano con calore.
Il minore invece se ne stava solo in un angolo con la sua rana posata su un piatto d'argento. Sopraggiunse la notte. Al palazzo dello zaro ormai tutte le luci erano spente e non si udiva più l'eco delle voci gioiose dei principi e dei loro invitati. Ivan, il fratello più giovane, con il cuore stretto dall'angoscia, cominciò a salire a uno i gradini che lo conducevano nella sua camera nuziale. Sul tavolino accanto al letto lo attendeva posata sul suo piatto d'argento la principessa Rana. Le cose procedettero tranquillamente per un certo tempo, finché un giorno lo zar fece chiamare i suoi tre figli. Disse: Figli miei, sono sicuro che la vostra esistenza con le rispettive spose è felice. Ora vorrei vedere che cosa esse sono capaci di fare, perciò ognuna mi prepari con le sue mani una camicia ricamata. Voglio vedere quale di loro è la più abile. I due fratelli più grandi, per nulla imbarazzati dal desiderio paterno, pregarono le mogli di far quanto il re aveva detto. Subito le principesse si misero al lavoro, si fecero portare le stoffe più preziose e impiegarono 2 giorni interi a sceglierle. Volevano trovare quelle più sottili e più resistenti. Tagliarono le pezzi con grande esitazione. Poi finalmente cominciarono a cucirle e non uscirono più dalla loro stanza. Ivan, appena udito l'ordine dello zar, aveva pensato che si stesse cercando un nuovo pretesto per umiliarlo, perciò se n'era tornato tutto sconsolato nella sua stanza. Che cosa potrà fare la mia rana? Si chiedeva. Tutti si burleranno di me. E fu preso da una grande tristezza. Intanto il tempo passava e venne la vigilia del giorno nel quale i lavori dovevano essere presentati allo zar. Quella sera Ivan se ne andò a dormire più afflitto e addolorato che mai. Poco dopo, senza che il principe si accorgesse di nulla, la rana scese silenziosamente dal suo piatto d'argento. Fu un attimo. La pelle verdissima si squarciò e al posto della rana apparve una bellissima fanciulla. Ella batté le mani e mormorò in un soffio: Ancelle, ancelle, accorrete! A quella voce entrarono nella stanza leggere, silenziose, come volando, delle fanciulle meravigliose, adorne di veli del color della notte. La fanciulla fece un cenno, batté le mani un'altra volta e disse: Andate nello stagno e chiedete alle ricamatrici la più bella camicia che abbiano mai confezionato. In un attimo le fanciulle scomparvero e tornarono con la camicia. La principessa ne fece un involto e lo pose vicino a Ivan, che dormiva ancora ignaro. Poi ringraziò le ancelle e le salutò. Riprese la sua verde pelle e in un attimo tutto ritornò come prima. Sul piatto c'era una piccola rana addormentata. Quando al mattino il principe Ivan si svegliò, notò subito l'involto sul suo letto. Lo aprì e si accorse che conteneva la più bella camicia del mondo. Era sottile come un velo, resistente come l'acciaio e ricamata in modo così perfetto da sembrare uscita dalle mani di una fata. Tutto contento, corse nella sala del trono, dove si trovava lo zar, e arrivò proprio nel momento in cui i due fratelli maggiori incominciarono a presentare i loro doni. Questa, Disse lo zar con un certo disprezzo, osservando attentamente la camicia che il figlio maggiore gli offriva con orgoglio. non va bene neppure per andare al bagno. Poi venne la volta del secondo figlio e gli presentò la camicia che era stata lavorata da sua moglie, la figlia del generale. Questa Osservò il vecchio zar con voce sempre più irata. non è degna neppure di un contadino che abiti una misera isba sperduta nella steppa. Allora essi si volsero verso Ivan, senza nascondere la soddisfazione per la brutta figura che il giovane avrebbe fatto di lì a poco. Disse con voce piena di emozione lo zar spiegando la terza camicia. Questa è la camicia degna di uno zar.
da portarsi proprio in un giorno di festa. I due fratelli maggiori uscirono dalla stanza a testa bassa e andarono a riferire, molto turbati, il fatto alle loro moglie. È inutile ridere della moglie di Ivan, disse alla fine del racconto una di esse. È evidente che quella non è affatto una rana, ma una maga. Intanto lo zar pensava a quale altra prova sottoporre le mogli dei suoi figli. Alla fine decise. Dite alle vostre mogli che cuociano un pane, io giudicherò quale sarà il migliore. Questa volta le due cognate non si fecero prendere alla sprovvista. Ormai sapevano che la rana non era quello che sembrava e ordinarono a una loro cameriera di andare a spiare per vedere come avrebbe fatto il pane. La rana non attese la notte per mettersi all'opera. Si era subito accorta della ragazza che dietro la porta della stanza spiava i suoi gesti. Un balzo dopo l'altro giunse al forno, saltò sulla madia, versò dell'acqua nella farina, fece un impasto e lo mise direttamente sul fuoco. La cameriera, tutta contenta, corse dalle sue padrone e raccontò in che modo la rana aveva preparato il pane e come lo aveva messo a cuocere. Le due principesse, saputo ogni cosa, non persero tempo. Andarono a loro volta al forno, impastarono farina e acqua, misero l'impasto direttamente sul fuoco. Ne venne fuori una specie di galletta tutta bruciacchiata, informe e senza nessun sapore. Intanto era giunta la notte. La rana, che era ritornata nella stanza, si levò la pelle e chiamò le sue ancelle. Andate nello stagno, disse loro, cercate il cuoco e ditegli che mi prepari in tutta fretta una forma di quel pane che egli è solito cuocere per il pranzo di mio padre la domenica e le feste solenni. In un attimo le fanciulle andarono e tornarono, recando una pagnotta dall'aspetto quanto mai invitante e appetitoso. La principessa la depose vicino al cuscino di Ivan che dormiva profondamente. Il giorno dopo lo zar non volle neanche toccare il pane delle due nuore, ma rimase incantato dalla bontà e dalla fragranza della pagnotta che gli era stata presentata dal principe Ivan. Dopo questi avvenimenti lo zar pensò di dare un ballo per vedere quale delle tre nuore ballasse meglio. La sera della festa la figlia del principe e la figlia del generale misero i loro vestiti migliori ed entrarono nel salone delle feste al braccio dei loro mariti. Erano veramente belle. Ormai non mancava che il principe Ivan, il quale stava nella sua camera con la testa tra le mani e piangeva. Come faccio a presentarmi al ballo con una ranocchia? diceva sconsolato. A un tratto la rana balzò a terra dal suo piatto d'argento e gli parlò. Cra, non piangere, principe. Ti ho dato prova ormai di sapere essere all'altezza della situazione. Cra, va al ballo, io ti raggiungerò fra un'ora. Cra. Il principe Ivan rimase molto meravigliato. Pensò alla camicia ricamata, al pane cotto alla perfezione e, quasi convinto che la rana fosse una maga, se ne andò al ballo con il cuore in pace. Appena egli fu uscito, la rana buttò via la pelle, chiamò le sue ancelle e disse loro: Andate nello stagno e portatemi il vestito più bello e più appariscente del mio guardaroba. Poco dopo era pronta per il ballo. Il suo vestito, in tessuto d'argento e ricamato di perle e di diamanti, era così scintillante che gli occhi ne rimanevano abbagliati. La sua acconciatura sembrava uscita dalle mani dei più abili parrucchieri. Quando la bellissima principessa entrò nella sala delle feste, tutti rimasero immobili a guardarla. Oh! Ella incedeva sorridendo con una dolcezza infinita e da tutta la sua personcina emanava un fascino straordinario. Il principe Ivan le corse incontro, la prese per mano e l'accompagnò davanti allo zar, dicendo: Padre mio, questa è mia moglie, la principessa Rana.
Poi tutti si misero a tavola e il pranzo cominciò tra la gioia generale. Le due cognate non avevano occhi che per la moglie di Ivan e imitavano la fanciulla in tutto e per tutto. A un tratto si accorsero che la principessa nascondeva un boccone di ogni pietanza servita nella manica sinistra e un sorso di ogni bevanda nella manica destra. Le due cognate la imitarono, misero i bocconi nella manica sinistra e l'acqua e il vino nella manica destra. Quando il pranzo ebbe termine, lo zar diede il via alle danze. Ivan ballò con la bellissima moglie e tutti guardavano incantati quell'insolito spettacolo così ricco di bellezza e di grazia. A un tratto la principessa agitò la manica destra ed ecco una quantità di fiori profumatissimi cadere delicatamente sul pavimento di marmo. Agitò poi la manica sinistra ed ecco un volo di uccelli multicolori volare fino al soffitto gorgheggiando armoniosamente, tra lo stupore e l'ammirazione dei presenti. Il ballo finì e fiori e uccelli scomparvero. Rimase qua e là vagante qualche piuma delicatamente colorata e nell'aria un profumo intenso di rose e di viole. Le due cognate allora si precipitarono incontro ai rispettivi mariti, dicendo: "Adesso tocca a noi danzare". La musica ricominciò e le due coppie cominciarono a volteggiare nel salone delle feste. Le due principesse agitarono la manica destra e spruzzarono vino e acqua addosso a tutti quelli che stavano intorno. Agitarono la manica sinistra e ne uscirono pezzi di pane e bocconi di tutte le vivande che erano state servite poco prima a tavola. I principi si sentirono così confusi e pieni di vergogna che si sarebbero volentieri nascosti. Le due cognate quasi quasi si sarebbero messe a piangere. Quanto allo zar, che in fondo si divertiva, diede ordine di sospendere la danza. La vincitrice, la principessa, moglie del principe Ivan, Proclamò solennemente e tutti furono della sua opinione. Finita la festa, Ivan e la principessa si ritirarono nella loro stanza. Durante la notte, mentre la bella principessa dormiva, il principe prese la pelle di rana e la bruciò nel caminetto. Poi si rimise a dormire tutto soddisfatto. Ma il mattino dopo la moglie lo salutò con il bel viso coperto di lacrime. "Marito mio, tu hai avuto fretta, ancora pochi giorni e il mio tempo di prova sarebbe terminato e io avrei potuto vivere vicino a te. Adesso invece devo salutarti e ritornare dalle tre vecchie del bosco." "Non capisco quello che vuoi dire", balbettò il principe Ivan con il cuore stretto dal dolore e dall'angoscia. "È molto difficile, lo so", sospirò la bella principessa, "ma devi sapere che le tre vecchie del bosco molti anni fa aiutarono mio padre in una lunga guerra per la difesa del suo regno, al quale si arriva tuffandosi nello stagno. Mio padre però non mantenne le promesse che aveva fatto alle tre sorelle ed esse mi presero come ostaggio. Siccome in fondo mi volevano bene, mi trasformarono in rana e così sarei rimasta finché un principe non mi avesse sposata e mi avesse fatta vivere un anno vicino a lui. L'anno sarebbe scaduto tra pochi giorni, ma tu hai bruciato la pelle della rana e ora devo ritornare dalle tre maghe del bosco. Addio!" Il principe Ivan, disperato, cercò di trattenere la moglie, ma essa era già scomparsa. Senza perdere tempo, Ivan andò a raccontare ogni cosa al padre e con il suo consenso si preparò a partire alla ricerca della sposa. Interrogò tutti i sapienti di corte e venne a sapere che le tre maghe vivevano in tre isbe nella foresta ai confini del mondo. Senza indugiare, il principe si mise in viaggio. Cammina, cammina, camminò per un anno, senza dar peso alla stanchezza. Finalmente un giorno si trovò di fronte a una casetta nella quale c'era una vecchia che sembrava avere 1.000 anni. "Guarda", esclamò questa senza mostrarsi troppo sorpresa, "sono più di 100 anni che non arriva un russo da queste parti. Chi cerchi?" "Sono alla ricerca della principessa Rana, mia moglie", disse il principe Ivan.
Ne hai messo di tempo ad arrivare. La principessa non si ricorderà più di te. È stata con me un anno, ma adesso è andata ad abitare dalla mia sorella mezzana. Ivan ringraziò e si rimise in cammino. Cammina, cammina, camminò per un anno e finalmente una sera verso il tramonto vide un'altra isba uguale alla prima. Entrò e fu un poco sorpreso perché vide una vecchia che sembrava la gemella di quella già vista. Saluto, nonnina, vengo alla ricerca della principessa Rona, disse il principe. Hai impiegato troppo tempo ad arrivare, non sta più con me, è andata da mia sorella che abita molto lontano da qui. Come devo fare per ritrovare mia moglie? Ti voglio proprio aiutare, mia sorella maggiore ha trasformato tua moglie in un fuso coperto di filo d'oro. Se trovi mia sorella mentre sta filando, aspetta che abbia filato tutto l'oro e che abbia riposto il fuso in una casetta. Rompi la cassetta, prendi il fuso, spezzalo in due, getta un pezzo davanti a te e l'altro dietro. Ti ringrazio dei buoni suggerimenti, nonnina. Addio. Ivan si rimise in cammino, cammina, cammina, quando ormai era sfinito e non sperava più di raggiungere la meta, vide da lontano una piccola isba. Con un filo di speranza nel cuore affrettò il passo e vide una vecchina che filava l'oro seduta sulla soglia. Ivan aspettò che ella avesse filato tutto l'oro e che avesse rinchiuso il fuso in una cassetta. Poi, approfittando di un attimo di distrazione della vecchia, si avvicinò alla cassetta, la spezzò, ne estrasse il fuso, lo ruppe in due, ne gettò un pezzo davanti a sé e l'altro dietro e subito la principessa Rana comparve davanti a lui in tutto il suo splendore, in tutta la sua giovinezza. Né il tempo, infatti, né le traversie, ne avevano offuscato la bellezza e la grazia. I due principi, riuniti finalmente dopo tante peripezie, si gettarono uno nelle braccia dell'altro, raggianti di felicità. Come per incanto, la casa, la vecchia, la foresta, tutto scomparve in un attimo. Ivan si guardò attorno e con sua gran meraviglia si accorse di trovarsi assieme alla principessa Rana nel palazzo reale. In quello stesso momento si vide un corteo magnifico arrivare dalla parte dello stagno. Era il padre della principessa che veniva con tutto il suo seguito per riabbracciare la figlia e conoscerne lo sposo. Ci furono molte feste, una più sontuosa dell'altra, a cui partecipò l'intero regno. Tutti furono felici, anche i fratelli maggiori del principe Ivan e le loro mogli, che, sgombrato il loro animo da tanti risentimenti, si erano finalmente decise a far la pace con la cognata. Mai giudicare dall'apparenza, e questa fiaba rispecchia davvero questo detto. Il terzogenito è stato il più fortunato e, come di consueto, vi ricordo di cliccare su Mi piace per valorizzare la principessa Rana e di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. A presto con una nuova fantastica fiaba.